Buongiorno ragazze, oggi ho voluto soddisfare la richiesta di una ragazza che mi ha domandato se potevo farle uno smokey non troppo scuro, quindi non utilizzando il nero, ma utilizzando possibilmente o il grigio o il marrone. Questa è la mia proposta, spero che possa andarle bene, quindi fammi sapere se vedi questo video. Anche voi ragazze, se vi piace, seguite il tutorial, altrimenti ci vediamo al prossimo video. Allora ragazze, ho già applicato su tutta la palpebra mobile, sia sopra che sotto, una base. Oggi ho usato quella della Elf. E quando si fa uno smokey, secondo me la parte più importante da riempire, diciamo, è la palpebra mobile, sia superiore che inferiore, perché è da lì che parte lo smoky e poi va sfumato in fuori. Quindi, per intensificare e per riempire bene tutti gli spazi di questa parte, utilizzo un'altra base, che nel mio caso sarà una matita, ma andrà bene anche un eyeliner in gel o proprio un'altra base, del colore che poi andrò ad applicare successivamente. Quella che uso io è marrone ed è della Pupa. Ed è una semplicissima matita marrone, il numero non c'è più. E la vado ad applicare appunto al centro della mia palpebra mobile e sotto, ma stando molto molto attaccata alle ciglia. E poi vado anche un po' su. Ok, con un pennello a lingua di gatto piccolino la vado a sfumare. Adesso posso applicare l'ombretto e nel mio caso è un ombretto che... Allora, ve lo faccio vedere. Voi direste questo è un grigio, sempre che vediate qualcosa. Quando però lo diciamo prendete col dito, non so se vedete i riflessi. Ha dei riflessi dentro marroni, bellissimi. Io mi sono innamorata di questo ombretto che è di Yves Rocher della linea Luminelle. Poi se riesco a capire il numero ve lo scrivo giù. Applico questo ombretto perché è grigio e marrone. La ragazza che mi ha richiesto lo smokey aveva detto che non voleva un colore troppo scuro perché le appesantiva l'occhio, quasi glielo spegneva. E mi ha detto se potevo farne uno con del grigio o con del marrone. Allora ho pensato, io ho questo ombretto bellissimo, con l'occasione glielo mostro, che è sia grigio che marrone. E mi è sembrato adatto. Poi tutto il resto che andrò a mettere sull'occhio, se tende al grigio, lo smoky sembrerà grigio, se tende al marrone, lo smoky sembrerà marrone. Quindi io voglio che tenda al marrone, anche per questo ho applicato una base sotto marrone, in modo che risulterà più il marrone che c'è all'interno, più del grigio che c'è all'interno. Scusate se ho detto 100 volte marrone. Ok, lo vado ad applicare sempre con lo stesso pennello. Ne applico un po' anche sotto. Poi ne prendo un altro pochino con un pennello da sfumatura e lo vado a mettere sopra la piega dell'occhio, così da cominciare a dare l'effetto smoky. Ora, aggiungiamo un po' di ombretto marrone opaco tra il colore che ho messo ora e l'arcata sopraccigliare. Questo per far tendere il nostro smokey al marrone. E uso un marrone freddo.
Il mio è il solito della MAC Copper Plate. Mi piace tantissimo questo ombretto. E lo vado a mettere qui. Dopodiché prendo un marrone ancora un po' più scuro di quello che ho usato adesso, non necessariamente opaco, un marrone scuro qualsiasi andrà bene, e io uso quello della palette della Naked Dark Horse. Questo. Ma un marrone scuro qualsiasi andrà bene. E vado a intensificare la piega dell'occhio. Poi, con un pennellino da sfumatura più piccolo, ne prendo ancora un po' e vado anche sotto l'occhio, però solo nella prima parte. Poi prendo un pennellino da eyeliner e vado a prendere un ombretto grigio scuro, più scuro di quello che ho usato prima, e anche qui utilizzo quello della Naked Gunmetal, il primo colore. Ma anche qui ripeto, un grigio scuro qualsiasi andrà benissimo. E vado a tracciare come se fosse una riga di eyeliner, però con l'ombretto, stando molto attaccata all'attaccatura delle ciglia. Il fatto che questo ombretto abbia sia di due colori mi permette appunto di giocare sia con i grigi che con i marroni. Ok. Ne applico ancora un pochino per concentrare, per diciamo creare un contorno molto marcato all'occhio. E col pennellino di prima da sfumatura, piccolino, lo vado a sfumare un po'. Ma proprio poco poco. Con una matita marrone, qualsiasi, vado a fare un'altra riga di eyeliner, ma proprio attaccatissima, sopra al grigio che ho appena applicato. La metto anche nella rima interna e superiore e inferiore. Riprendo il pennellino piccolo e sfumo quella che ho fatto sopra. Ok, questo è l'occhio. Per illuminare il tutto vado a mettere un illuminante sotto l'arcata. E uso sempre della palette della Naked il Virgin. Applico un po' di mascara. Stavolta uso quello della Elf, della linea Studio. Questo è lo smokey sugli occhi. Per completare metto un po' di terra per fare il contouring e utilizzo la mia solita terra dell'Avon, quella con le palline. Sulle labbra vorrei usare con un rossetto diciamo di base arancione, perché non lo so, mi ispira col marrone. Ed è questo rossetto arancione, però è molto delicato, cioè non è arancione, è pescato. Diciamo, è il numero 79 della Kiko, della linea standard. Ok,
parecchio acceso. Come se non mi bastasse, vado ad applicare sopra un gloss color rosa che tende all'arancione, diciamo così, un corallo. Bene ragazze, questo è il look finito, io spero vi sia piaciuto e vi mando un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!